Bentornati SOS Arezzo TV, che caro Beppe, serve a qualcosa, L'altra settimana eravamo rimasti abbastanza sconvolti, devo dire, nel trovare piano piano eh, rifiuti, rifiuti, accatastati e poi l'apoteosi l'avevamo trovata in questo sottopassaggio qui sopra, ricordo c'è la tangenziale che passa davanti alla multisala. Proprio dal parcheggio della multisala si accede a questa stradina che porta a una casa in costruzione dove insomma qui avevamo trovato di tutto finestre, sì, rifiuti so, hanno eh, pulito è così. rimasto soltanto gli inerti e basta sì. ma di fatto il resto è tolto ah nel frattempo eh, l'operatore sì. eh, salutiamo la Teresa la sì, cucciolina è sempre, ma è sempre quella dell'altra settimana sì sì, ma insomma giusto salutare la Teresa perché sì. eh, bene, come la cucciolina sì. come te ne sono mai ci sa che ci avrà sì, ma sì, insomma sempre la Teresa sì, ma della la volta scorsa e va bene, eh, hanno pulito le cose più grosse perché le bottiglie sono sempre qui però, insomma, il grosso l'hanno tolto, no, no, tutto hanno tolto qua dentro c'era. ti ricordi? Infatti, vedi c'è tutti i vetri per terra. Mi sa di qualcosa che si è rotto forse nel trasporto. L'ex concimaia forse l'hanno pulito so. tutto. Andiamo a vedere se qui, l'ex concimaia eh, hanno ripulito tutto, credo di sì, credo di sì. E infatti hanno pulito tutto. molto bene, molto bene. Perché poi sai che questo video era stato molto condiviso su Facebook e, e quindi poi da questo video sono generate delle segnalazioni anche al servizio online del comune perché lo diciamo anche quando vedete qualcosa insomma, di degrado c'è cioè nel sito del comune questo dobbiamo dire da, anno, da qualche anno ormai che si può segnalare e poi ovviamente a spese di tutti, no? Perché poi... Servizio, eh, purtroppo. però chi viene a ripulire viene, eh, in questo caso? Il comune? Ma penso che sei, però sei. Si eh, fa pagare? insomma. mette so. l'intervento al comune sì, d'Alessia. Perché so. ci ha detto l'assessore Sacchetti, che è stato ospite nella nostra trasmissione Nero Su Bianco, che sei, essendo una società ovviamente <ride> che fa utile, se il sì. comune chiama e poi giustamente deve essere pagata. Quindi questo lo diciamo. Hai detto una cosa che non è tanto giusta. Chi l'ha detto io? Hai detto una sei una società che fa utile, eh metti il condizionale che dovrebbe, dovrebbe fare utili, dovrebbe fare utili. Mm. e quindi come tutte le società si offre un servizio deve essere pagata questo per dire che anche se sì, il nostro ex il nominato non voleva assolutamente che venisse fatto utile sulle, sulle pelle dei cittadini ma voleva che questo contramento abbassate le tariffe ma non era possibile tanto l'utile lo faceva mai sì. no, questo per dire che quelli che si ritengono furbi a lasciare di nascosto i rifiuti, che ne so, in un posto come questo, tanto furbi non sono, perché poi alla fine se, che loro saranno chiamati a pagare. Il problema è che non lo pagano interamente, ma lo pagano in quota millesimale sì. rispetto certo, a 12 è vero. E' questo che non va quello bene assolutamente. Gli dovrebbe essere addebitato tutta la ripulitura, più anche una penale. Così imparerebbero, però il problema è trovarceli, è tutto lì. è come quelli che buttano, eh, buttano i, la spazzatura in terra accanto al bidone o dalla macchina direttamente su lungo i fossi e eh, purtroppo eh, l'inciviltà a regna vedi è stato tutto ripulito, ha avuto un costo, non so le ore che sono state debitate eh, penso per diverse, perché, diverse perché erano tanti, tanti eh. elettrodomestici, insomma tanti rifiuti e quindi eh. niente, allora vediamo ci come, fa piacere, a cosa serviamo ci fa piacere, a con noi, dai sì, perché Abbiamo sollevato diciamo, questa, questa problematica che è stata risolta. Si è tolta anche il, divano. Si è, il divano, sì, ah, eh, eh, eh. Eh, che tu vuoi farti un riposino. Eh? Esatto. Se avete insomma, delle zone o dei problemi da segnalarci, dobbiamo andare in via Isonzo, dobbiamo andare al, per un altro tipo di problema nel sottopassaggio di via mecenate perché è una giungla. Dove la gente l'hanno già visto diverse volte? Sì, ma non l'abbiamo mai fatto. Però la puntata dobbiamo andare a vedere e chiedere, visto che hanno fatto le multe, hanno rotto le scatole, giustamente a chi va in bicicletta nel sottopassaggio di Saione, come mai non si, non si interviene con questi pedoni? che Tu scendi in moto la via Trasimena. Allora la via, hai... Trasimeno, scusa, ah, ah, via Trasimena. Scusa, il sottopassaggio, via Trasimeno, tu scendi in moto. Mm e ti trovi magari un pedone all'improvviso, c'è stato anche un incidente qualche giorno fa che uno scooter per evitare un pedone che si è trovato all'improvviso dove non dovrebbe essere è andato a sbattere contro quel muro. Quindi, è la problematica che eh, purtroppo quel passaggio pedonale sì, non è fatto veramente no, bene. E eh. poi è, degra è degradante, è degradato anche quello, quindi a parte chi è giustificato con i pas passeggini eh, oppure invalidi che ovviamente non, non hanno alternative, eh, dai, dai, dai. però ci Passano tutti i pedoni, quindi insomma, bisogna che. È un altro delle, dei luoghi dove dovremo andare. Ci fa piacere che questa sia stata ripulita. Se ne avete altre, redazione chiocciolarezzotivo.net e verremo a documentare quello che ci segnalerete.